Adesso leggerà ancora la tua biografia Vincenzo, Maria Laura, che è la direttrice di Casa Dondiana. Vieni, 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 vieni. E si prepara invece per leggere la menzione anche Dina di Libera Scuola. Vincenzo Musacchio nasce a Termoli nel luglio del 68, dove vive e abita tuttora. Fin da giovane si appassiona ai temi della legalità e della giustizia, frequentando l'Università degli Studi D'Annunzio di Teramo, in giurisprudenza, dove si laurea a pieni voti nel 92. Di lì a poco conosce il giudice Antonino Caponnetto e con lui, seppur ancora giovane, inizia una preziosa collaborazione, organizzando vari incontri nelle scuole italiane per diffondere i valori della legalità e dell'antimafia. A soli 24 anni diventa professore di diritto penale nell'Università degli Studi del Molise, diventando il più giovane professore a contratto d'Italia per quell'anno. Ma la sua azione non termina qui. Si impegna nello studio della criminalità organizzata e viene chiamato ad insegnare in diverse università italiane ed estere, a collaborare con enti e governi stranieri, con in prestigiose riviste specializzate e testate giornalistiche. Ha collaborato anche con il Consiglio dell'Unione Europea in materia di criminalità organizzata e traffico di esseri umani. Nel 2014, quando è già direttore scientifico dell'Osservatorio Antimafia del Molise, fonda la scuola di legalità Don Peppe Diana di Roma e del Molise e ne diventa presidente e direttore scientifico. La inaugura a Termoli, alla presenza di Augusto Di Meo, testimone oculare dell'omicidio di Don Diana, di Emilio Diana, fratello del sacerdote, e di centinaia di studenti dei locali istituti scolastici. Da oltre 25 anni è impegnato nelle attività di diffusione della cultura della legalità, nelle scuole di ogni ordine e grado, e ha attraversato l'Italia intera incontrando migliaia di ragazzi, svolgendo quello che Maria Falcone ha definito un'azione meritoria per la legalità, facendo sì che i uomini che hanno offerto la loro vita non siano dimenticati. Il 1 marzo 2015, nell'edizione della Domenica, L'Ora di Palermo pubblica una lettera inedita di Giovanni Falcone, a lui indirizzata, con la quale lo esorta a continuare ad avere fiducia nella giustizia. Non si è mai arreso, neanche davanti alle difficoltà e alle minacce subite. Mi accontenterei, semplicemente, che in questo paese si cominciassero ad osservare le leggi, partendo dalla nostra meravigliosa Costituzione, che ha come pilastro portante, non dimentichiamolo mai, la dignità della persona umana. Presidente e direttore scientifico della Scuola della Legalità di Roma e del Molise, menzione speciale, Premio Nazionale Don Peppe Diana 2019. Il lavoro di Vincenzo è un'opera viva, appassionata, efficace, una instancabile azione di diffusione della cultura e della lotta alle mafie, con predilezione all'approfondimento della Costituzione. I semi di giustizia messi a dimora nel cuore di migliaia di ragazzi incontrati nelle scuole cominciano a dare buoni frutti e diventano esempio di speranza e di attenzione al bene comune in una cornice di legalità e giustizia, valori e strumenti fondamentali per la crescita e lo sviluppo della cittadinanza attiva. Casal di Principe, 4 luglio 2019. Adesso consegna la targa alla famiglia di Don Peppe Diana. Marisa Diana, se vieni, consegna la menzione. Sono emozionatissimo. Eppure dovrei essere abituato, però dopo aver ascoltato queste parole, dopo essere qui in mezzo a tutti voi, essere premiato dalla sorella di Don Peppe, che ha speso per me delle parole meravigliose in vari contesti. Io, più che a me, il premio va dato veramente alla scuola di legalità, perché quando la scuola doveva nascere non sapevamo a chi intitolarla. Ad un certo punto abbiamo visto che vicino a noi, vicino al Molise, c'era stato un sacerdote che aveva avuto il coraggio di
di lottare la mafia più potente d'Europa dal punto di vista economico, il clan dei Casalesi. E ci piacque moltissimo la frase: per amore del mio popolo non tacerò, cioè avrò il coraggio di parlare, di scrivere, come diceva sempre Paolo Borsellino. Di mafia si deve parlare, si deve scrivere. Questa parola non deve cadere nell'oblio, perché le mafie sono camaleontiche e sono in continua metamorfosi. Ormai nella mia zona, limitrofa al Molise, la Puglia, c'è una mafia molto feroce che è la mafia garganica foggiana. E parlando con chi cerca di combatterla, ci è stato detto che le estorsioni ormai non vengono più richieste dalla criminalità organizzata, ma sono gli stessi imprenditori che si rivolgono ai criminali per avere protezione. E voglio citare anche Gesualdo Bufalino, che forse in pochi conosceranno, il quale diceva che la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri. Io sono convinto di questo. E la scuola di legalità parte dall'insegnamento del valore della legalità, e diceva bene chi mi ha preceduto che non può essere mai dissociato dal concetto di giustizia e dal concetto di verità. Sono un trinomio indissolubile: legalità, giustizia e verità. E questi sono i valori che dobbiamo insegnare ai nostri giovani, e questi sono i valori che la scuola di legalità cerca di inculcare nei giovani dalla tenera età, dalle scuole elementari fino all'università. E questa credo che è la battaglia che ha combattuto anche Don Peppe Diana qui a Casal di Principe, e noi continueremo a combattere nel suo nome. Grazie. Abbiamo ancora altre due menzioni. Prima delle due menzioni devo chiamare la dottoressa Maria Antonietta Troncone per suo breve intervento. Prima di...